Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e benvenuti a questo evento di approfondimento sulle piante aliene invasive all'interno degli eventi organizzati dal progetto LifeASAP per comunicare i risultati di progetto. Il progetto LifeASAP è un progetto nazionale coordinato da ISPRA e finanziato dalla Comunità Europea che ha l'obiettivo di formare e comunicare sul tema delle invasioni biologiche. Io mi chiamo Michela Marignani, lavoro all'Università di Cagliari, Università di Cagliari che è stata partner di progetto e se volete è stato il partner botanico del progetto. Infatti il nostro gruppo si è occupato principalmente del tema delle piante aliene invasive e di sviluppare delle tecniche e delle capacità di comunicare al grande pubblico, ma anche ai tecnici e ai florovivaisti, per esempio, vedremo durante la nostra relazione, quali fossero le tematiche legate alle invasioni biologiche. Il nostro coordinatore, la professoressa Annalena Cogoni, adesso ci spiegherà quali sono state le azioni principali che abbiamo sviluppato in questi 3 anni. Prego Annalena, a te la parola. Buongiorno a tutti, grazie Michela. Il nostro team nell'ambito del progetto LifeASAP si è occupato in modo particolare delle specie aliene invasive vegetali e si è avvalso della collaborazione di esperti come il professor Giuseppe Brundu dell'Università di Sassari, anche coordinatore del gruppo di lavoro specie alloctone della Società Botanica Italiana. In questi 3 anni e mezzo, fra le varie attività che abbiamo portato avanti, in modo particolare vorrei ricordare quella che si è avvalsa della collaborazione proprio degli orti botanici. Gli orti botanici, si sa, sono il primo luogo di diffusione, sono stati il primo luogo di diffusione delle specie aliene, quindi giustamente coinvolti in questa operazione, e anche della Società Botanica Italiana. Molto importante è stata la sottoscrizione del codice di condotta degli orti botanici e tutte le manifestazioni a cui abbiamo partecipato, riunioni scientifiche, congressi, giornate a tema, svolte proprio nell'ambito di queste degli orti. Siamo partiti proprio dal nostro orto botanico dell'Università di Cagliari, dove abbiamo svolto una delle attività tra le più importanti, cioè la progettazione e realizzazione del percorso delle specie aliene invasive. Un percorso visitatissimo, soprattutto dalle scolaresche di ogni ordine e grado, ma anche da tutta la cittadinanza, che ci ha dato tantissime soddisfazioni. Sempre nel nostro orto botanico abbiamo potuto organizzare delle attività in collaborazione con altri partner e in modo particolare con NEMO, con cui abbiamo organizzato dei corsi di formazione rivolti a personale che opera nelle aree protette, nello stesso orto botanico, quindi giardinieri. E altri professionisti, biologi, guide ai GAE, architetti del verde, proprio per formare ma anche rendere consapevoli dell'importanza dell'impatto di queste invasioni biologiche. Molto importante è stata la collaborazione con il settore del florovivaismo. Sono stati importanti gli accordi di collaborazione siglati con associazioni nazionali come ANVE, l'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, e anche con imprenditori locali, quali per esempio la Sgarravati Land. A conclusione di questo lavoro pluriennale siamo giunti a produrre un opuscolo sul giardinaggio consapevole, un prodotto molto importante per i professionisti che lavorano con le piante, ma anche con gli amatori del giardinaggio. La stesura di questo opuscolo è avvenuta grazie alla collaborazione con gli altri partner del progetto, con le associazioni florovivaistiche e con il gruppo di lavoro specie alloctone della Società Botanica. In conclusione, noi siamo molto soddisfatti del nostro lavoro e dei risultati che abbiamo ottenuto.
Grazie Annalena. Ricollegandoci un po' a quello che raccontava la professoressa Coconi, è importante sottolineare che il filo rosso che collega tutte le azioni che abbiamo portato avanti durante il progetto ASAP riguarda proprio la collaborazione, cioè cercare di trovare una collaborazione fattiva con tutti i settori della società, dalla società botanica, gli ortoflorovivaisti, il mondo delle scuole, i comparti anche istituzionali e scientifici. In particolare, per quanto riguarda la società botanica, è stato veramente importante l'adesione ufficiale al codice di condotta per gli orti botanici per il contrasto delle specie aliene invasive in Italia. A tal proposito, chiediamo alla professoressa Consolata Siniscalco dell'Università di Torino, presidente della Società Botanica Italiana, che cosa significhi per gli orti botanici essere un centro di comunicazione per questi temi sulle specie aliene invasive e qual è il significato intrinseco più importante del fatto che gli orti abbiano comunque sottoscritto in maniera ufficiale questo impegno così importante. Gli orti botanici italiani e anche la Società Botanica Italiana sono stati particolarmente lieti di partecipare al progetto ASAP, in quanto va a toccare, tratta proprio di quegli argomenti che sono nell'ambito dei compiti istituzionali, dei temi istituzionali della società e degli orti botanici. Quindi le specie esotiche invasive sono relative ad un argomento così ampio, ma anche così facile da spiegare alle persone, che questo progetto ASAP è stato accolto con grande favore proprio dagli orti botanici in particolare. Perché dagli orti botanici? Allora, sappiamo che gli orti botanici sono stati il luogo dove moltissime specie esotiche prese da tutte le parti del mondo sono state coltivate, acclimatate, conosciute e sono state poi anche diffuse. Quindi è giusto che oggi gli orti botanici vadano a spiegare al pubblico che moltissime di queste specie esotiche sono utilissime per la vita dell'uomo e se noi oggi siamo tanti oggi sul pianeta, questo è dovuto anche alle specie esotiche, esotiche alimentari, medicinali, ornamentali, eccetera. Ma nell'ambito di queste c'è anche un piccolo gruppo invece di specie estremamente dannose perché sono invasive, perché possono diciamo, provocare dei danni all'economia, alla salute umana, alla biodiversità. Queste bisogna farle conoscere. E allora ci sono due aspetti che noi vogliamo far conoscere attraverso gli orti botanici. Il primo aspetto è proprio quello relativo agli svantaggi che queste specie esotiche invasive possono apportare all'uomo e far capire che non tutte le esotiche sono negative, ma anzi che ce ne sono solo un piccolo numero di esotiche invasive dannose. Cosa possiamo fare per divulgare tutto questo, farle conoscere negli orti botanici, far vedere gli esempi di esotiche invasive e poi far capire che attraverso l'adozione del codice di condotta, quindi del corretto uso di queste specie, del controllo di queste specie, le specie possono essere coltivate negli orti botanici in certi casi e possono essere limitate nei loro danni. Quindi questo è il messaggio fondamentale degli orti botanici. Da una parte far capire cosa sono e dall'altra parte far capire che si possono controllare le esotiche invasive, alcune non introducendole, non commercializzandole, non scambiandole, quindi avendo particolare attenzione su queste specie così dannose. Per veicolare meglio proprio questi messaggi che ci raccontava la professoressa Siniscalco, che ringrazio per l'intervento chiaro, abbiamo organizzato in collaborazione con alcuni orti botanici distribuiti lungo tutto l'arco della nostra penisola, a Torino, a Bergamo, a Siena, a Catania e ovviamente anche a Cagliari, degli incontri a tema. Durante gli incontri a tema venivano esplicitate in maniera migliore e più approfondita alcune tematiche che riguardavano proprio la gestione e il contenimento delle piante aliene invasive. Chiedo al dottor Gabriele Rinaldi, il direttore dell'Orto Botanico di Bergamo, di raccontare un po' quello che è successo durante la giornata che abbiamo organizzato nel suo orto botanico. Abbiamo accettato volentieri la proposta di collaborazione con l'Orto Botanico di Cagliari di organizzare un incontro di disseminazione a Bergamo sul tema delle piante aliene ed invasive. È un tema centrale, ci tocca direttamente
perché appunto le aliene invasive, come sappiamo, sono una delle cause di perdita della biodiversità planetaria. Anche se poi in realtà la causa principale di questa aggressione, possiamo dire, è l'uomo. Sono le sue azioni, sono i nostri comportamenti e le nostre capacità enormi di influire sulle dinamiche degli ecosistemi. E quindi ci siamo sentiti particolarmente coinvolti perché Bergamo è una città importante, interessante, ricca, però è anche una città che ha un aeroporto che movimentava prima della crisi pandemica 13 milioni di viaggiatori all'anno, una cifra enorme. Non solo, ma siamo in una delle regioni più urbanizzate d'Europa e anche in una delle più inquinate, siamo anche in prima linea per quanto riguarda il tema dell'educazione e della ricerca di un equilibrio che sia sostenibile per quanto riguarda i processi ambientali. E quindi in questa occasione abbiamo non solo avuto l'occasione di far parlare tra di loro esperti e persone anche che si occupano di progetti diversi, penso ad esempio al progetto europeo L'Avi Gestire, ma abbiamo anche potuto coinvolgere le persone su aspetti molto pratici o su concezioni piuttosto diffuse relative al tema delle piante aliene. Grazie al dottor Rinaldi e auguriamo a lui, all'Orto Botanico e alla città di Bergamo tutta di poter ricominciare prestissimo tutte le attività. A proposito di sfide, per il nostro gruppo la sfida più grande all'interno del progetto ASAP è stata sicuramente la progettazione e la realizzazione del percorso Flora Aliena Invasiva realizzato all'interno dell'Orto Botanico. Questo percorso rappresenta veramente un unico a livello internazionale, un percorso tematico che racconta il tema delle specie aliene invasive, offrendo degli spunti per poter parlare sia delle specie aliene invasive negative, ma anche di quelle specie che ci ricordava poc'anzi la professoressa Siniscalco, che sono aliene ma non sono necessariamente dannose. La dottoressa Alessandra Gaddeo, che è stata in prima linea dalla progettazione in poi di questo percorso, si trova adesso in un luogo speciale e ci racconterà, dati alla mano, come è andato, come l'abbiamo percorso, come l'abbiamo costruito questo percorso. A te, Alessandra. Grazie Michela, buongiorno a tutti. Mi trovo nei pressi della vasca centrale dell'Orto Botanico di Cagliari, il punto in cui ha inizio il percorso Flora Aliena Invasiva. Si tratta di un sentiero didattico che si snoda all'interno dei 5 ettari del nostro meraviglioso Orto Botanico e che rappresenta un vero e proprio viaggio alla scoperta delle specie aliene invasive più diffuse in Italia. Iniziamo il nostro percorso chiaramente introducendo il concetto di specie aliena e quindi cosa sono le specie aliene, quali vettori le possono introdurre, quindi come arrivano, come si diffondono e che danni causano all'ambiente invaso. Bene, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta delle 10 piante aliene invasive protagoniste di questo percorso. Iniziamo con l'agave. Come potete osservare, abbiamo realizzato una cartellonistica ricca di immagini, con testi semplici e accattivanti che forniscono informazioni sulle caratteristiche ecologiche, le possibili vie di introduzione, gli impatti negativi. Abbiamo deciso di inserire anche un box dedicato alle buone pratiche che ognuno di noi può adottare per evitare la diffusione, di tali specie nell'ambiente. I pannelli sono collegati attraverso codici QR a pagine di approfondimento consultabili nel sito Life ASAP, disponibili anche in lingua inglese. E collegate anche ad una audioguida per i visitatori ipo e non vedenti. Poiché il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare utenti di ogni fascia di età e di stimolare la partecipazione attiva delle persone, si è deciso di inserire all'interno dei pannelli dei bassorilievi in ceramica realizzati a mano che riproducono fedelmente le piante descritte. E vedete, si tratta di piccole opere d'arte che rendono la visita più semplice ai non vedenti e che stimolano notevolmente l'attenzione dei bambini. Il percorso si conclude con un pannello conclusivo appunto di buone pratiche. Inoltre abbiamo inserito anche e installato due sagome in cui è possibile scattare delle foto in ricordo. Rappresentano uno strumento ludico molto utile per veicolare informazioni nei social network e per migliorare la diffusione del nostro messaggio. Associato al percorso Flora Aliena Invasiva abbiamo progettato un laboratorio didattico
chiamato Identikit dell'Alieno, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di un'attività educativa, ma nello stesso tempo molto divertente, in cui i partecipanti vengono suddivisi in squadre e devono andare a caccia di piante aliene nell'orto. In questi ultimi 2 anni abbiamo coinvolto nelle nostre attività didattiche oltre 1100 partecipanti, di cui la maggior parte appartenente al mondo della scuola, in particolare scuola primaria e secondaria. Ma il percorso Pro Aliena Invasiva, essendo installato all'interno dell'orto botanico, è stato sicuramente visitato da tantissime altre persone. Pensate che dal giorno dell'inaugurazione, quindi dal mese di settembre 2018, fino ai primi di marzo 2020, che l'orto botanico è stato chiuso per il lockdown da Covid-19, si sono registrati oltre 70.000 ingressi. Sfortunatamente questa pandemia ha penalizzato anche le nostre attività, abbiamo dovuto infatti annullare numerosissime prenotazioni. Infine, per verificare l'efficacia comunicativa del percorso, sono stati erogati dei questionari ai partecipanti, questionari che abbiamo creato e progettato ad hoc per ogni fascia di età. E dall'analisi dei dati è emerso che i più piccoli, cioè gli alunni della scuola dell'infanzia e del primo ciclo della primaria, hanno recepito in pieno i contenuti veicolati durante la visita guidata e durante il laboratorio, con oltre l'80% di risposte corrette. È interessante notare che le risposte errate si riferiscono a una specie autoctona, il giglio di mare, una specie che non hanno visto in orto, ma di cui hanno solo sentito parlare. E questo dimostra effettivamente quanto sia importante per l'apprendimento l'esplorazione diretta. Mentre per quanto riguarda i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado e per gli adulti in generale, che hanno compilato un questionario sia prima che dopo la visita guidata, abbiamo osservato un incremento del 25% delle risposte esatte, e nello specifico riguardante la domanda sul fico d'India. E questa cosa ci fa un po' sorridere, perché in effetti qui da noi in Sardegna il fico d'India è una pianta talmente diffusa nei nostri paesaggi da essere ritenuta erroneamente una specie autoctona. In conclusione possiamo dire che le attività del percorso Flora Aliena Invasiva hanno avuto un grande successo, che il percorso in sé ha un fortissimo impatto e, come ho già detto, in questi anni ho accompagnato tantissimi gruppi. Ma il percorso Flora Aliena Invasiva può essere visitato anche in maniera autonoma seguendo l'itinerario rappresentato nella mappa, quindi se passate per Cagliari venite a trovarci. Grazie Ale, speriamo che vengano in molti a visitare questo bel percorso qui a Cagliari. Qui i numeri che tu ci hai fornito ci raccontano di un successo di comunicazione, tante persone, un accrescimento delle conoscenze verificato tramite i questionari, ma vorremmo chiedere anche a chi effettivamente ha seguito questo percorso, sia il gioco che l'attività didattiche, qual è stato il successo educativo, se c'è stato, all'interno delle loro classi, sui loro ragazzi. Lo chiediamo alla professoressa Ornella Comandini della scuola secondaria di primo grado Pascoli Nivola di Assemini, in provincia di Cagliari, e alla maestra Susanna Pes della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Manzoni di Mara Calagonis. Ho conosciuto questo progetto lo scorso anno, casualmente, quando alla fine di un corso di formazione noi docenti siamo stati coinvolti a partecipare al percorso della flora aliena invasiva. Ne ho colto subito la potenza progettuale, tanto che una volta iniziata la scuola ho iscritto le mie 3 classi a partecipare alla visita guidata. Durante la visita tutte le informazioni fornite ai ragazzi sono state semplici, chiare, scientificamente validi e brevi. E i ragazzi sono sempre stati stimolati durante il percorso a parlare delle loro esperienze, sono state loro fornite curiosità interessanti. Il percorso si snoda nell'orto botanico di Cagliari, che è bellissimo. E l'attività ludica finale è stata eccezionale, perché i ragazzi hanno stabilizzato le loro conoscenze in maniera inconsapevole, divertendosi.
Quando noi progettiamo delle visite, gli obiettivi tra noi docenti e i ragazzi sono sempre molto diversi. Noi ci focalizziamo chiaramente sull'aspetto didattico. I ragazzi vogliono fare delle uscite per divertirsi. Ecco, questo è stato uno dei pochi casi in cui i nostri obiettivi hanno coinciso e alla fine della visita siamo tornati a scuola, noi docenti e i ragazzi entrambi molto felici. Voglio concludere dicendo che la scuola ha bisogno di questi progetti, che sono semplici ma che hanno veramente una fortissima, connotato didattico. Buonasera a tutti. Mi sembra doveroso e importante ringraziare il team dell'Università di Cagliari e chi ha condotto il progetto ASAP per noi. Quindi è arrivato questo invito che noi docenti della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Mara Calagonis abbiamo accolto con entusiasmo, ma ancora di più i nostri bambini e bambine di 5 anni. È stato un progetto, secondo me, ma secondo noi docenti, arricchente e formativo, condotto in maniera laboratoriale e giocosa, quindi un aspetto fondamentale per la scuola dell'infanzia. Però senza dimenticare l'importanza e quelli che sono gli obiettivi del progetto stesso, quindi l'osservazione, la conoscenza delle specie vegetali, la curiosità, il senso critico, l'imparare a rispettare la biodiversità nel nostro sistema. Quindi le docenti che hanno condotto l'attività sono state bravissime da questo punto di vista e hanno strutturato il percorso in tre momenti importanti. Il primo, la visita all'interno dell'orto, che non è stata solo una visita così statica, ferma, ma è stata una visita dove sono entrati in gioco i sensi, quindi a livello tattile, a livello olfattivo, a livello sensoriale, motorio, tutti aspetti fondamentali per un percorso per bimbi così piccoli. L'altra parte è stata quella legata alla caccia all'alieno, che li ha divertiti tantissimo. E infine la terza parte è la verifica dell'attività per comprendere che cosa i bimbi poi avevano recepito di tutto ciò che era stato impartito. Quindi mi sembra importante un'attività fondamentale, strutturata in questo modo, un modo di conoscere una realtà lontana da bimbi così piccoli, ma portata avanti nella maniera migliore attraverso il laboratorio, il gioco e la stimolazione continua. Quindi esperienza da ripetere volentieri. Grazie. Grazie ad Ornella e Susanna e anche ai loro studenti. Ricordiamoci che loro rappresentano il futuro. Ai ragazzi del percorso abbiamo raccontato che i principali diffusori delle specie aliene invasive vegetali sono stati prima gli orti botanici con le acclimatazioni e poi il settore florovivaistico. È importante però ricordare che solamente una piccola porzione delle migliaia di specie utilizzate per fini ornamentali diventa un problema. Quindi è cruciale per riuscire a educare e cambiare gli atteggiamenti, riuscire a interloquire col settore florovivaistico. La collega dottoressa Maria Cecilia Loi ci racconterà adesso, in un luogo meraviglioso anche lei, cosa abbiamo fatto, come abbiamo raggiunto il settore dei florovivaisti e come loro effettivamente hanno avuto una risposta estremamente positiva alle nostre richieste. Grazie Michela e buongiorno a tutti. Il primo passo è stato quello di sintetizzare e adeguare alla realtà italiana il codice di condotta su florovivaismo e verde ornamentale. Sappiamo che è stato proposto nell'ambito della Convenzione di Berna ed è uno strumento volontario, quindi non dà regole rigide come il regolamento europeo, ma coadiuvando il regolamento europeo ci dà dei suggerimenti. Quali sono le buone pratiche che noi possiamo attuare per evitare che vengano introdotte nuove specie esotiche invasive e riuscire a mitigare con questi comportamenti tutti gli effetti negativi che alcune specie invasive presenti nel territorio hanno procurato. A chi è rivolta questa sintesi? Abbiamo pensato a chi a vario titolo utilizza le specie ornamentali. Quindi sicuramente chi le produce, quindi i florovivaisti. Poi chi progetta il verde, quindi i progettisti del verde e gli amministratori locali. Ma poi ognuno di noi che ha il piacere di avere delle specie ornamentali per abbellire il proprio giardino o il proprio terrazzo.
per far conoscere la sintesi del codice di condotta e promuovere l'adesione ad esso, come Unità di Cagliari ci siamo spostati in parecchie fiere, quindi abbiamo partecipato a parecchie fiere e su questo siamo stati supportati dall'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, e alle aziende e alle associazioni abbiamo chiesto di impegnarsi su due fronti. Da una parte mettere in pratica le buone pratiche che il codice di condotta ci suggerisce e dall'altro quello di fornire agli acquirenti le informazioni più corrette possibili riguardo alle specie esotiche invasive e a tutti gli effetti negativi che queste hanno sul territorio. In effetti una stretta collaborazione tra chi produce, chi commercializza e chi acquista. E soltanto in questo modo si può raggiungere una veramente importante consapevolezza sul problema dell'invasione biologica. Grazie Cecilia, soprattutto per aver ricordato come la collaborazione sia veramente fondamentale per riuscire a ridurre gli impatti e fermare le specie aliene invasive. Tra le collaborazioni che il progetto ASAP ha avuto, una delle più importanti è stata quella con l'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori. Il dottor Edoardo Sciutti, il segretario dell'associazione, è stato sempre molto partecipe, ha partecipato con noi alle fiere, ci ha ospitato nelle fiere e vogliamo chiedere a lui un esempio di come effettivamente i codici di condotta possano in qualche modo aiutare anche gli utenti a fare delle scelte più consapevoli. Sì, grazie dottoressa Marignani e ringrazio anche tutti i suoi colleghi del partenariato che hanno sviluppato e portato a termine questo importante progetto. Sicuramente il codice di condotta si è già rivelato e lo sarà ancora di più in futuro uno strumento molto utile per le aziende florovivaistiche perché crescendo la consapevolezza di certe problematiche e della gestione di queste problematiche, sicuramente avere una guida per di più predisposta da esperti del settore non può che essere un di ausilio. Anche noi come associazione ci siamo attrezzati in questo senso perché proprio di recente abbiamo aggiornato il disciplinare del marchio Vivai Fiori, quindi si tratta di una certificazione che una certificazione dei processi produttivi dedicata esclusivamente alle aziende del settore florovivaistico e proprio in questo con questo aggiornamento di questo disciplinare abbiamo inserito dei nuovi requisiti che riguardano proprio la corretta etichettatura delle piante, il corretto utilizzo della nomenclatura botanica e la conoscenza, dunque anche la formazione relativa al regolamento e quindi alle liste unionali, nazionali e regionali. Dunque in questo senso siamo chiaramente molto interessati affinché le nostre aziende vadano verso una certa direzione, che quindi riescano a comprendere e ad adottare certe misure. Grazie al dottor Sciutti, segretario dell'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, un'associazione che ha collaborato con noi veramente tanto per riuscire a trovare il canale di comunicazione con il settore florovivaistico che è così importante per riuscire a ridurre le nuove introduzioni e a gestire le specie aliene invasive già presenti sul nostro territorio. Un'altra collaborazione importante nel settore florovivaistico è stata quella con la Sgarabatti Land, un'azienda leader nel settore che si è sempre dimostrata molto attenta alle questioni ambientali. La signora Rosy Sgarabatti ci ha inviato un contributo video in cui racconta la sua esperienza con ASAP e il suo rapporto con le specie aliene invasive. Ascoltiamola. Diciamo che l'importazione di piante da paesi esotici ha sempre affascinato e i cosiddetti cacciatori di piante
partivano nei paesi esotici proprio alla ricerca di piante nuove e interessanti sotto un punto di vista sia botanico che estetico. Le piante viaggiano in tutto il mondo e solo dopo molti anni ci siamo accorti che alcune si riproducevano fuori controllo a scapito delle piante autoctone e alcune erano anche nocive, come l'Icorna crassipes o giacinto d'acqua. Ora conosciamo meglio le caratteristiche di queste piante e la loro invadenza e possiamo governarle meglio o sostituirle con altre non invasive. Il Carpobrotus o fico degli ottentotti, per esempio, ha delle caratteristiche che lo rendono molto interessante perché resiste alla salsedine, resiste al vento, resiste alla siccità, si riproduce facilmente e in più ha una fioritura copiosa e appariscente. Il Carpobrotus, per esempio, si può sostituire benissimo col Cryptum marittimum, che cresce in riva al mare e ha una bella fioritura gialla. Ora, invece dei cacciatori di piante, avremmo bisogno che i centri di ricerca italiani, insieme con i florovivaisti, collaborassero per produrre delle varietà derivate dalle autoctone, ma con delle caratteristiche uguali a quelle delle invasive. Gli acquirenti, è vero, si lasciano guidare dall'esperienza dei florovivaisti, però sarebbe necessaria un'informazione dedicata a un pubblico più vasto. Grazie alla signora Rosy Sgarabatti e grazie proprio perché pensando a questo pubblico più vasto a cui lei fa menzione, abbiamo ideato e immaginato insieme agli altri partner di progetto e alla speciale collaborazione del gruppo Specie Alloctone della Società Botanica Italiana e al mondo dei florovivaisti italiani un opuscolo dal titolo Dai balconi ai parchi urbani, buone pratiche per un giardinaggio consapevole. Do subito la parola al professor Giuseppe Brundu dell'Università di Sassari, collaboratore del progetto Life ASAP, per poterci illustrare questo interessante strumento divulgativo. Prego Giuseppe, a te la parola. Grazie Michela, buongiorno a tutti e soprattutto grazie per avermi dato la possibilità di parlare del progetto Life ASAP, un progetto veramente ricchissimo di attività, di prodotti, di riunioni, di incontri, di iniziative. E io in questa occasione vorrei parlare di uno dei prodotti del Life ASAP, un manuale, un opuscolo che si intitola Dai balconi ai parchi urbani, buone pratiche per un giardinaggio consapevole. E di cosa parla questo manuale? Questo manuale è dedicato al settore del florovivaismo. Il settore del florovivaismo è un settore estremamente importante per l'economia italiana. È un settore il cui valore è stato stimato intorno ai 2,5 miliardi di euro, nel quale prendono parte oltre 23.000 aziende e oltre 100.000 persone, 100.000 addetti. Stiamo parlando quindi di circa il 5% della produzione agricola nazionale. È quindi un settore di grande importanza che vede l'Italia tra i primi paesi europei come paesi produttori, importatori, esportatori, ma anche un grande paese da questo punto di vista a livello internazionale e mondiale. Comunque, questo settore dà anche adito a una serie di attività a monte, a valle. Pensiamo per esempio alla produzione dei substrati, dei terricci, dei vasi, alla distribuzione delle piante, aspetti industriali come i macchinari, la produzione delle serre. E poi anche un gran numero di professionisti si occupano di verde ornamentale, si tratta di agronomi, di forestali, di architetti paesaggisti che utilizzano queste piante nell'ambito delle loro attività progettuali. E comunque, a fronte di tutti questi grandi benefici che il settore florovivaistico fornisce al nostro paese, ci sono, diciamo, delle controindicazioni. Le controindicazioni sono legate al fatto che un certo numero di specie ornamentali, per la verità un numero estremamente piccolo, se pensiamo che a livello europeo sono circa 12.000 le specie che vengono coltivate, distribuite, commercializzate come specie, ibridi, cultivar, eccetera. A fronte di questo grande numero, un numero piccolo di specie è in grado però di sfuggire alla coltivazione, di sfuggire dai giardini, dagli orti botanici, dagli impianti che vengono fatti, di crescere in maniera incontrollata e disturbata nell'ambiente, causando talvolta degli impatti negativi che possono essere anche molto seri, molto gravi,
comportare anche dei grossi danni economici necessari per il loro controllo, per la loro rimozione. Pensiamo per esempio a quanto è successo con il mirofilo acquatico nell'Italia settentrionale. Pensiamo al caso di un'altra pianta acquatica come il giacinto d'acqua in Sardegna, la cui rimozione non conclusa peraltro è stata estremamente difficile, estremamente costosa. Quindi il settore florovivaistico, a fronte appunto dei grandi benefici, produce anche alcuni effetti negativi che sono comunque importanti. Del resto, nel complesso, le specie cosiddette esotiche e invasive sono anche oggetto del recente regolamento dell'Unione Europea, il 1143 del 2014, che poi ha visto l'adeguamento della normativa italiana con il decreto legislativo 230 del 2017. E in particolare un nucleo di 36 specie vegetali è stato dichiarato come specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale, cioè specie dannose e pericolose per tutti i paesi dell'Unione Europea e per le quali è appunto necessario uno sforzo da parte dell'Unione Europea per la prevenzione e per il loro controllo. Si tratta di piante che non possono essere assolutamente vendute, commercializzate, non possono essere tenute nel proprio giardino, se presenti nell'ambiente naturale devono essere controllate, eradicate. E di queste 36 specie, 20 sono purtroppo già presenti anche nel territorio nazionale. E un gran numero di queste 36 specie, direi la maggior parte, sono effettivamente delle specie ornamentali. Quindi questo manuale di cui vi sto parlando, Dai balconi ai parchi urbani, buone pratiche per un giardinaggio consapevole, ha avuto come primo scopo proprio quello di fornire per esempio delle specie sostitutive per queste specie di rilevanza unionale che non possono essere più commercializzate. Ma come nasce questo manuale? Questo manuale nasce grazie al contributo di un gruppo di esperti della Società Botanica Italiana e del gruppo di lavoro specie alloctone della Società Botanica Italiana, che ha collaborato però anche con l'ANVE, l'Associazione Nazionale dei Vivaisti Esportatori, e anche con due ditte vivaistiche, Muggia Vivai e Sgaravati Group. Questo perché nel momento in cui vengono proposte delle specie alternative alle specie vietate dal regolamento comunitario, è chiaro che si è cercato di fare delle proposte per così dire cantierabili, cioè proporre delle specie che effettivamente i florovivaisti possono avere la possibilità di effettivamente coltivare, ma soprattutto anche delle specie che forniscano dei servizi comparabili, alternativi, sostitutivi rispetto alle specie che non possono essere più utilizzate. E quindi per esempio nel manuale si propongono degli alberi sia sempreverdi che a foglia caduca in sostituzione di alberi che sono diventati vietati a livello comunitario, come per esempio l'acacia saligna o l'ailanto. Si propongono anche però delle piante rampicanti, in sostituzione dei rampicanti invasivi, delle specie erbacee annuali o perenni e in particolare delle piante acquatiche, che abbiamo detto rappresentano una fetta importante e significativa di quelle che sono vietate dal regolamento comunitario. Quindi un primo aspetto di questo opuscolo è quello appunto di fornire delle piante sostitutive rispetto a queste 36 che sono vietate dall'Unione Europea. Però allo stesso tempo si sottolinea un aspetto importante. L'aspetto importante è che anche quando utilizziamo la flora nativa in sostituzione delle specie esotiche invasive, dobbiamo tenere conto che l'Italia è un paese con un'alta biodiversità, con grandi differenze floristiche da una regione all'altra, dai territori continentali ai territori insulari, e quindi in ogni caso anche l'utilizzo delle specie native deve essere fatto in maniera diversificata, regione per regione o a seconda della regione biogeografica. Quindi nelle zone costiere suggeriamo delle specie alternative, ne suggeriamo altre per le zone con un clima diverso e così via. In ogni caso appunto anche con le specie native bisogna stare attenti a non effettuare delle traslocazioni, cioè introdurre specie assenti in una determinata regione. E poi c'è anche un altro aspetto molto importante, che è quello che anche la raccolta della flora nativa, del materiale che si utilizza per la propagazione, deve essere fatto nel rispetto della normativa locale, ma soprattutto nel rispetto delle piante e della popolazione delle piante in ambito naturale, e in particolare delle piante endemiche, protette o che sono per altri motivi a rischio di estinzione o di altre minacce. Il manuale mette poi l'accento anche su un altro aspetto che è sicuramente importante, ed è quello che, oltre alle specie che sono vietate dall'Unione Europea, esiste anche una normativa regionale abbastanza
importante, abbastanza diversificata, cioè diverse regioni, come per esempio la regione Piemonte, la regione Lombardia, la regione Toscana e altre, hanno delle leggi regionali che individuano a livello regionale delle specie che vengono comunque dichiarate invasive e che sono soggette a delle restrizioni, quindi per esempio non possono essere coltivate in alcuni ambienti, non possono essere utilizzate per alcune attività. Ricordiamo tra queste specie vietate a livello regionale, ad esempio il fico d'India, il carpo brotus, che quindi non sono specie di rilevanza ordinale ma hanno dei limiti a livello regionale. La stessa robinia viene utilizzata in campo forestale, ma alcune regioni hanno delle norme che regolamentano la possibilità di utilizzare ugualmente la robinia. Si tratta quindi di specie che possono essere coltivate, ma devono essere coltivate nel rispetto delle normative regionali e soprattutto sempre seguendo delle buone pratiche di coltivazione per evitare che sfuggano dalle zone che sono dedicate appunto alla loro coltivazione. E la guida, il manuale, ricorda anche che ci sono delle altre specie che vengono dichiarate invasive, per esempio quelle che sono presenti nella pagina della EPPO, l'Organizzazione Europea Mediterranea per la Protezione delle Piante, e anche in questo caso si tratta di specie che possono essere problematiche e che quindi ugualmente sono soggetti a dei divieti o delle restrizioni e qualora utilizzate devono essere utilizzate nel rispetto delle buone pratiche. E buone pratiche per l'utilizzo delle piante sono state già prodotte in una serie di codici di condotta promossi dal Consiglio d'Europa nell'ambito della Convenzione di Berna, come per esempio il codice proprio per l'ortofrorovivaismo, oppure il codice di condotta per gli orti botanici, il codice di condotta per gli alberi invasivi. E quindi un altro aspetto che viene citato in questo opuscolo, in questo manuale dai balconi ai parchi urbani, buone pratiche per un giardinaggio consapevole, è un richiamo appunto a questi documenti e alle buone pratiche che sono presenti in questi documenti. Si tratta molto spesso anche di semplici norme di buonsenso, come per esempio l'utilizzo di adeguate misure fitosanitarie, l'evitare assolutamente di disperdere nell'ambiente scarti di lavorazione, residui vegetali, residui di potature e così via. Quindi una serie di norme che ci aiutano a, come richiama appunto il titolo di questo lavoro, a ottenere buoni risultati nell'ambito del settore florovivaistico, ottimizzare gli aspetti positivi di questo settore, riducendo al massimo gli effetti collaterali negativi e in particolare riducendo al massimo e prevenendo l'introduzione di nuove specie esotiche invasive e limitando al massimo i rischi di quelle che sono già presenti nel territorio nazionale. Grazie ancora per avermi dato l'opportunità di presentare questo lavoro e buongiorno a tutti. Grazie Giuseppe e speriamo che questo opuscolo abbia veramente una grande diffusione per riuscire finalmente ad utilizzare in maniera reale e fattiva le specie native come alternative alle specie aliene invasive per quanto riguarda il nostro verde ornamentale. Ma a tal proposito chiedo l'aiuto a due esperti del settore, il dottor Gianluca Eriti, componente del team dell'Università di Cagliari, ma in questa veste responsabile delle aree verdi dell'Università di Cagliari, e al collega dottor Antonio Giovino, ricercatore presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell'Economia Agraria della sede di Bagheria in Sicilia, che si occupa di tecniche culturali e biotecnologie applicate proprio per studi e introdurre nuovi prodotti ad alto valore ornamentale. E faccio a loro la stessa domanda: se secondo la vostra esperienza questa scelta delle specie native sia concretamente realizzabile, con quali risultati? Prego Luca e poi Antonio. Grazie Michela, buongiorno a tutti. Ci troviamo qui nella cittadella universitaria di Monserrato a Cagliari, in un sito nel quale sono state effettuate delle piantumazioni con l'utilizzo di specie autoctone. Quindi l'utilizzo di specie autoctone è proprio, oltre che essere possibile, è anche, direi, da un lato una necessità e da un lato un dovere. Una necessità perché? Perché ormai è sempre più necessario realizzare dei giardini che siano sostenibili, quindi facile manutenzione, poco utilizzo d'acqua, giusto per fare alcuni esempi. Mentre invece un dovere proprio per contrastare la diffusione delle specie aliene invasive. Quindi si mostrano sicuramente, come è possibile vedere in questo sito, una valida alternativa.
Va considerato che queste piante sono state inserite, stiamo parlando di carrubi, stiamo parlando di lentisco, di filiree, di artemisia, di rosmarino, quindi di tutta una serie di piante che appunto sono spontanee in questo territorio, e queste piante sono state inserite addirittura dagli studenti proprio per creare un percorso che possa essere utile agli studenti stessi per poter anche conoscere queste piante, capire come si combinano in natura e quindi fondamentalmente poter venire qui a studiare. Qui ci troviamo invece nei nuovi laboratori di ingegneria, sempre nella città dell'Università di Monserrato, dove 4-5 anni fa è stato realizzato il verde, e sempre con l'utilizzo quindi di specie autoctone. Quindi potete vedere delle bellissime siepi realizzate con il rosmarino, sono state utilizzate piante come la palma nana, come i pilastri, come i corbenzoli e soprattutto l'utilizzo di oleandro e di lentisco che hanno ricoperto le scarpate. Quindi in conclusione, l'utilizzo di specie autoctone, se ben combinate, danno sicuramente ottimi risultati. Salve, buongiorno a tutti, grazie Michele di avermi dato la parola. Oggi ci troviamo qui nel mio giardino per parlare della scelta delle specie vegetali per allestire un'area verde, un giardino sia pubblico che privato. Possiamo dire che oggi c'è la possibilità di poter optare nella scelta di specie autoctone, le specie native mediterranee, grazie a un lungo lavoro svolto dai ricercatori in sinergia, in collaborazione con i florovivaisti, nella selezione, nella domesticazione delle specie che hanno una elevata attitudine ornamentale. Le caratteristiche principali sono innanzitutto un'elevata resistenza agli stress biotici e abiotici dovuta alla selezione naturale che hanno subito durante la loro evoluzione, quindi sono ormai ambientati, possiamo dire così. Hanno una richiesta di bassa manutenzione, questo pure è molto importante per quanto riguarda la gestione nel tempo dei giardini, e non per ultimo anche un'elevata resistenza alle fitopatie. Quindi possiamo concludere che oggi si possono avere dei bellissimi giardini mediterranei con piante autoctone che hanno un elevato valore ornamentale e perché no anche dei profumi nella macchia mediterranea. Il tipico esempio è la palma nana, la Camarops humilis, che è l'unica palma autoctona del Mediterraneo, ad un elevatissimo valore ornamentale e anche a un'elevatissima resistenza agli stress biotici e abiotici. Con questo concludo salutandovi e alla prossima. Grazie Antonio e grazie Luca per queste parole di incoraggiamento. Quindi si può fare con le specie native, si possono fare dei bellissimi giardini e magari cercare di sostituirle alle specie aliene invasive di cui abbiamo tanta paura. Con questo messaggio un po' di speranza che la ricerca ci potrà aiutare ancora a trovare nuove soluzioni più adatte, più sostenibili anche per i nostri giardini, chiudiamo questo evento tematico sulle piante aliene invasive ringraziando tutte le persone che hanno collaborato con noi in questi anni, tutti quelli che ci hanno supportato e anche sopportato un po' con queste specie aliene invasive, tutti i partner con cui abbiamo lavorato tantissimo e divertendoci veramente tanto, e tanto materiale e tante cose non ve le abbiamo raccontate ovviamente in un evento così breve, però trovate tantissimo materiale da scaricare, da consultare sia sul sito che sui social, e vorremmo lasciarvi con le cose che in realtà abbiamo imparato durante questo progetto. La prima è che l'unione fa la forza, quindi la collaborazione tra diversi settori, diverse persone che magari hanno degli interessi diversi, ma hanno la curiosità di voler imparare e conoscere la minaccia delle invasioni biologiche, è sicuramente la strada maestra per riuscire a fermare le specie aliene invasive. E la seconda cosa, probabilmente ce l'hanno insegnata i bambini, quei quasi 1000 visitatori del percorso Flora Aliena Invasiva: divertendosi si impara di più, questo ci hanno detto le insegnanti. Quindi una buona comunicazione sicuramente porta buoni frutti, e noi saremo ancora qui, se vorrete, a raccontarvi delle specie aliene invasive.
Quindi vi invito a seguire gli altri eventi tematici che ci saranno in questi giorni e a mandare domande e adesso sfruttare la presenza di tanti esperti sulle piante aliene invasive nella tavola rotonda.